Ciao a tutti, come state? Allora, come state? Siamo tutti qua perché c'è un'esigenza. C'è un'occasione felice, anzi, due occasioni felici ci sono, per cui possiamo chiacchierare di libri e quindi perché non coglierle, dico io, diciamo tutti. Allora, facciamo un altro video consigli simile a quello che abbiamo fatto poco tempo fa per la promozione di Einaudi e di Adelphi, ma lo facciamo per altri due editori. Uno è Fazio Editore e l'altro è Bao Publishing, che pubblica graphic novel, per cui è una cosa anche un po' diversa dal solito, sono molto contenta di questo. Poi i romanzi grafici, comunque tutto ciò che è illustrato ha un prezzo anche abbastanza sostenuto, quindi quando vengono fatte le promozioni bisogna sempre approfittarne, perché se ne approfitta sempre bene comunque, ma se le cose costano un po' di più, a maggior ragione. Io partirei con i libri Fazio Editore, che sono leggermente meno rispetto alle graphic novel che vi consiglierò, e quindi vi racconto brevemente la trama. Sono tutti libri che mi sono piaciuti, quindi cercherò di non perdermi in chiacchiere, stando a dire che ho amato di qua, ho amato di là. Sappiate che sono tutti libri ovviamente che ho amato molto e che quindi vi consiglio con piacere. Il primo è Volo di paglia di Laura Fusconi, che è uscito qualche anno fa e che mi ha letteralmente conquistata per lo stile di scrittura. La storia è quella di due epoche differenti e di due, non di due, di alcuni personaggi che vivono rispettivamente in un'epoca e nell'altra, nello stesso luogo. Per cui c'è questo parallelismo tra i due gruppi di personaggi, se così vogliamo chiamarli, e una delle due epoche di cui si parla è l'epoca in cui c'era purtroppo il fascismo e la politica aveva un peso di questo tipo, no? Per cui, insomma, non vi dico di più, ma è un romanzo di formazione, è un romanzo molto profondo e è abbastanza breve perché sono 230 pagine circa e vi faccio vedere il font intanto come spesso facciamo in questo periodo, che è così, oddio, sparaflescia, ecco. E abbastanza affrontabile, i libri Fazi devo dire che non hanno mai grosse difficoltà sotto questo punto di vista. E Laura Fusconi è un'autrice che ha frequentato la scuola Holden e che secondo me ha veramente tanto da raccontare, infatti sto aspettando con ansia di leggere qualcosa d'altro di suo e quindi questa occasione della promo è sicuramente ghiotta per recuperare il suo romanzo d'esordio. Dopodiché cambiamo genere, devo dire che i generi dei libri Fazi che ho scelto sono abbastanza variegati, per cui avete ampia scelta. E parliamo adesso di Piccolo Mondo Perfetto di Kevin Wilson. Kevin Wilson ho scoperto dopo aver letto questo libro che è un autore abbastanza, ma non so se si possa definire prolifico, però aveva scritto anche La famiglia Fang, da cui è stato tratto un film, però non ho ancora letto il libro, non ho ancora visto il film, insomma l'ho scoperto dopo ed è beh, più conosciuto quel titolo rispetto a questo. Questo è andato un po' in sordina, ma secondo me è veramente interessante. È un po' una lettura di quello che può essere il condominio di Ballard o comunque i romanzi che hanno fatto la storia di questo genere, no? È un genere, non so se si possa correttamente definire sociologico, psicologico, perché parla di un esperimento sociale e vede tutta una serie di figure evidentemente problematiche per la maggior parte coppie, andare ad abitare in uno stesso luogo, diciamo supervisionati da degli studiosi di psicologia e di sociologia che analizzeranno quelli che saranno i loro comportamenti, insieme a tutte queste coppie che andranno ad abitare insieme e creeranno come una specie di piccola società, no? Tra di loro, come se fosse una piccola bolla. Insieme a loro appunto andrà a vivere anche una ragazza, una donna che giovanissima ha avuto un figlio, che però era affetto da problematiche psichiatriche, e non vi dico che cosa gli succede, però insomma, questa donna che già aveva avuto fino a quel punto una vita davvero molto turbolenta, molto complicata, ha questo figlio giovanissima e vabbè, non è uno spoiler perché lo dice la trama. Il figlio si suicida, per cui la sua vita è nuovamente sconvolta da capo, no? E decide, a seguito della proposta che gli viene fatta, di andare a partecipare a questo esperimento sociale. Questo
Questo è un po' più corposo, il font è il medesimo per tutti i libri, insomma. E ve lo consiglio davvero tanto perché è particolare, perché è scritto molto bene e perché avevo detto che non stavo a dire tutte le cose che avevo amato, quindi andiamo avanti. Dopodiché di questo libro ho parlato veramente fino allo sfinimento e poi è molto famoso perché se ne è chiacchierato molto in generale, quindi magari lo conoscerete. Si tratta della Manutenzione dei sensi di Franco Faggiani. Primo libro pubblicato dell'autore, che io sappia almeno, ha fatto un successo straordinario perché secondo me è meraviglioso. È la storia di un incontro tra un uomo che affronta un periodo della vita in cui soffre moltissimo per una serie di vicissitudini e un ragazzino che verrà affidato a quest'uomo, che riceverà poi in seguito, poco dopo, una diagnosi di sindrome di Asperger. Quest'uomo a cui viene affidato il ragazzino, che si chiama Martino, decide di cambiare radicalmente la sua vita, per cui coglie un po' l'occasione, no? Di questo nuovo arrivo in famiglia e decide di trasferirsi con Martino, con il ragazzino con la sindrome di Asperger, in una casa di famiglia in montagna, in mezzo al bosco, e insieme non solo costruiranno il loro rapporto, quindi quello che c'è tra i due, ma ognuno sistemerà anche un po' le proprie cose, no? E Martino, troverà il modo corretto per sé di stare al mondo e di vivere. E il padre, adottivo ritroverà un modo giusto, che lui magari ha un'altra età, no? E sapeva già come stare al mondo, ma nonostante tutto gli venga sconvolto, no? Dagli eventi, dovrà trovare un'altra chiave di lettura, di approccio, no? E è veramente estremamente poetico. Franco Faggiani scrive molto bene, poi è un uomo che vive tantissimo la montagna a tutto tondo, quindi lo senti nelle sue parole, lo leggi. E è proprio un po' un'esperienza questo libro. Quindi arriviamo al penultimo, che è ancora di un genere diverso, si chiama Io qui tu là, di Mauro Zucconi, è bianco, quindi riflette un po', ecco. E dunque, questo è un po' il massimo a cui mi spingo per leggere storie d'amore, ecco. Non è un libro romantico nel senso stretto della parola. Racconta di un uomo, di uno scrittore arrivato ad un punto un po' morto della sua vita. A 35 anni, non, tutto sommato non così tanti, anzi giovanissimo, vero? Molto giovane. Basta. E comunque arriva a questo punto un po' di stallo e soprattutto a un certo momento si rende conto di essere anche all'interno di una relazione nociva, di una relazione malsana d'amore, e soltanto che né lui né la compagna hanno il coraggio, piuttosto che, insomma, mettetela come volete, però nessuno dei due riesce a troncare questo rapporto che comunque ad entrambi nuoce moltissimo. Finché non farà il suo ingresso nel ménage un nuovo personaggio, che magari potete anche immaginare che ruolo avrà, però non sto qua a specificare per non rovinarvi la lettura, e rivoluzionerà un po' la vita del protagonista. Il bello di questo romanzo, molto breve anche lui, è che comunque è denso e che comunque è in grado di passare tantissime sensazioni al lettore e tutti anche questi flussi di coscienza del protagonista, che poi è uno scrittore, per cui si sente molto, no? Il ruolo che l'autore ha attribuito al suo personaggio. E sono molto questi flussi di coscienza, questi pensieri, queste riflessioni. Sono molto alla portata di tutti, mi viene da dire, tra virgolette, perché sono comuni, perché riguardano tutti noi, no? Alla fine, alla fiera o tanti di noi, ecco. E quindi davvero, 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 davvero carino anche questo. Poi chiudiamo il cerchio con un thriller psicologico, che volevate che non ci fosse il thriller psicologico poi in mezzo? Ovviamente sì. Allora, vi faccio vedere La foresta assassina di Sara Bledel, l'ho sempre chiamata io, ma francamente non ho idea se la pronuncia sia corretta, che è il secondo romanzo di questa autrice che è stato pubblicato in Italia e il secondo con un personaggio seriale che si chiama Louise Rick, se non sbaglio, Louise Rick. Sono tutti thriller con questo personaggio, questa detective.
Sono ambientati in Danimarca, perché poi mi confondo. E lei, il ruolo ce la faccio parlare, della detective è molto centrale, nel senso, tante volte i detective sì, sono seriali, hanno delle peculiarità, magari anche simpatiche, frizzanti, piuttosto che, non lo so, anche non frizzanti, però ecco, non è detto che si vada ad indagare tanto nel personaggio, invece con Louise Rick succede abbastanza. Io non è che mi ricordi proprio i dettagli, mi ricordo che i suoi libri mi piacciono sempre, questo senza dubbio. Se non erro, questo è quello che mi ha divertito un po' di più, ma soprattutto ho trovato più originale, perché il presupposto su cui si basa è, intanto riguarda una specie di gruppo religioso pagano, adesso non so se si possa dire setta, cioè poi c'è sempre paura usare questi termini, però. Ecco, c'entra una strana religione diversa, diciamo, da quelle normali. E tutto si basa su una scomparsa che avviene proprio in occasione di un rito di iniziazione per un ragazzino molto giovane, adolescente, se non sbaglio, che appunto deve entrare a far parte dell'età adulta contemplata da questo culto. E nel momento in cui viene portato per fare questa iniziazione, scompare. E quindi Louise Rick si trova a dover indagare. Anche perché tutto ciò avviene nel paesino di nascita suo, di Louise Rick, e quindi dove è nata e cresciuta, insomma, anche per questo non si tratta solo di scoprire dove è finito il ragazzino, ma anche per lei è un momento di ricongiungimento con tanti ricordi, tante persone, tante cose. Ecco, sono sempre studiati molto bene. I thriller di questa collana sono sempre molto belli, secondo me, ma questa autrice ha, a parte che ha tutte le caratteristiche che mi piacciono, secondo me ha un quid in più, e tra i tre, quattro forse, che ho letto, questo è quello un po' più originale come tema. Poi arriviamo al momento Bao Publishing, per cui cut e andiamo avanti, cambiamo del tutto argomento. Allora, ve li faccio vedere come li ho lanciati qua scompostamente, come al solito. Ma partiamo subito con una bomba. Vi faccio vedere La marcia del granchio di Arthur de Pin, sarà, ed è il primo di tre, se non sbaglio, volumi, che racconta, tutti e tre i volumi raccontano la storia di una società di granchi. Cioè, la trama si può, secondo me, riassumere solo con dicendo che è una critica alla società moderna, come spessissimo accade, però fatta con questo espediente affascinante, cioè prendendo quella che potrebbe essere una gerarchia, una struttura sociale in un gruppo di granchi, di animali. E più di questo non vi posso dire, però è acuto, intelligente, le tavole sono stupende, adesso ve le faccio vedere sempre senza rischiare di rovinarvi la lettura. E è divertente, è sfacciato, insomma, non è tanto conosciuto, credo, e secondo me dovrebbe esserlo di più, in tutta onestà. E io l'ho apprezzato tanto, non sono riuscita a metterlo giù finché non ho finito tutta la serie, e si trovano anche abbastanza usati, questo così, a Milano ovviamente io parlo della realtà che conosco, e molto consigliato, davvero. Anche un po' quando lo leggete, insomma, ottenete anche un po' un risultato inaspettato, ecco, non so se rendo l'idea. Ma vado avanti perché sennò mi perdo in ciance. Allora, ho preso questo volume di Daniel Cueio, dovrebbe pronunciarsi, ma i suoi sono tutti belli, per cui il consiglio prendetelo per l'autore. Qua ho Guardati dal Beluga Magico, che è il primo volume suo che ho letto, nonostante non sia il primo in ordine cronologico. E dovrei avere, no, non è qua, lo sketch che mi ha fatto lui sarà su un altro, sarà su Residenza Arcadia probabilmente, che è l'altro suo titolo. E il terzo si chiama Mercedes, insomma avete l'imbarazzo della scelta, potete scegliere quello che volete. Guardate, il Beluga Magico ha una struttura tale per cui io mi sono innamorata perdutamente. Allora, il genere non si allontana così tanto da Zero Calcare che non vi ho citato, non solo perché lo conoscono anche i sassi, ma anche perché devo dire che non è il mio preferito, per quanto mi piaccia. Il genere è un po' quello, ma
in un momento storico, in una fase della vita del protagonista differente. Per cui adesso che ho un'età più simile a quella del protagonista, io mi ci sono ritrovata di più piuttosto che magari con le avventure di Zero Calcare. Comunque siamo stati più giovani tutti, però insomma avete capito il concetto. Questo è lui, è Daniel, è proprio lui. In questo volume sono raccolte una serie di vignette francamente esilaranti, poi è chiaro che sono gusti e ognuno ha i suoi e tutto quello che vuoi, però c'è questo leitmotiv del dover affrontare la vita adulta e non sentirsi in grado di farlo che mi spezza, non si può dire in un termine più aulico, proprio mi spezza. E nulla, vi posso far vedere questo, secondo me, che è iconico, io spero che si veda. Francamente, non si vede una cipa. Ecco, questo vi fa capire un po' qual è il mood di questo volume. Nel caso in cui non si legga, dice: amico beluga magico, ciao! Quali meraviglie sei venuto a portarmi? Quasi fosse un unicorno, no? Fatato. E lui, tutto felice, gli risponde: tanta merda! Che un po' la metafora della vita, ecco. Detto questo, andrei avanti, ma io fomentatissima, lo amo, adoro il suo umorismo. Allora, qua possiamo andare abbastanza veloci, in tantissimi l'avrete già letto, questo è solo il primo volume, si tratta di Saga. Saga è una delle prime cose che io ho cominciato a leggere per quanto riguarda il romanzo grafico, il romanzo illustrato. La prima volta che ho letto questo primo volume, non ho capito niente, niente, cioè non è che si parli di fisica quantistica dentro, eh? Però io non sono abituata al fantasy, tantomeno alla fantascienza, perché non sono generi che leggo spesso. E quindi non lo so, mi sono trovata un po' spaesata. Oltretutto è molto crudo, molto cruento, molto forte, molto sboccato, non che per me sia un problema, perché anche se cerco di trattenermi in video si capirà, penso che non sono esattamente una principessina. Però tutto questo insieme, anche politicamente scorretto, no? Mi ha un attimino fatto sbarellare, no? Dopodiché, allora l'ho chiuso, ho pensato un attimo che cosa ho letto e poi l'ho riaperto e l'ho riletto. Basta, da lì non c'è stato più niente da fare, una droga, i personaggi, quello che succede, il cardiopalma che ti lascia quando chiudi, cioè giri l'ultima pagina e ti rendi conto che è finito, che devi aspettare il volume successivo. A me è andata anche bene perché ho iniziato a leggerlo tardi e ce n'erano già 7 di volumi disponibili, per cui ho dovuto aspettare solo l'8 e il 9 che sono usciti relativamente in fretta. Però sto divagando come al solito. Di che cosa parla? Parla di questi due protagonisti che vedete ritratti in copertina che appartengono a due specie diverse e se non dico una vaccata anche a due pianeti diversi in lotta tra di loro. Quindi presupposto classicissimo, no? Pronto Romeo e Giulietta, pronto West Side Story, siamo noi. Ma in un universo distopico, fantascientifico, violento come la peggior situazione che possiate immaginare, non solo si innamorano, non solo vogliono stare insieme, ma hanno anche una figlia, come potete vedere. Il loro scopo ovviamente sarà quello di proteggere la figlia, che intanto è un ibrido, non si sa bene che posto ricopra nel mondo, no? Potrebbe essere anche, volendo, molto potente, perché è un mix delle due culture, non so come dire, e quindi con le caratteristiche di entrambi. E poi tutti vogliono arraffarsi sta figlia, insomma, chi per un motivo, chi per un altro, vogliono farli fuori. E quindi questa è la storia. Le tavole, adesso beccarne senza, come dire, far vedere delle cose che non si devono far vedere, potrebbero essere queste. Sono molto cupe, ma con dei colori accesissimi comunque. E quindi ti danno anche, ti trasmettono anche una sensazione di un certo tipo. Ecco, io non so, potrebbero bloccarmi il video? No, non credo. Vabbè, ma non la faccio vedere, non faccio vedere cose di cui potrei pentirmi. Però, insomma, è davvero un po' spinto. Poi magari chi legge più romanzi grafici di me mi dirà: ma va, quella è acqua fresca, c'è ben di peggio. Sicuramente non ho dubbi, però ecco, sappiate che nel caso. Prima magari andate a darvi un'occhiata se non conoscete la storia, ecco, non prendetela online perché non è detto che vi aggradi, chissà se è così il congiuntivo.
Comunque, andiamo avanti. Questo è proprio pesante. Allora, non stancarti di andare, di Teresa Radice e Stefano Turconi, a un'immagine di una dolcezza in copertina che tutte le volte che la vedo, come se la vedessi per la prima volta, mi intenerisco. È in realtà una storia con dei punti in comune con quella precedente, perché è più realistica e qua si tratta appunto di coppie multiculturali, penso che si dica così, e di tutto quello che comporta avere una relazione con una persona appartenente ad un'altra etnia. I due protagonisti arriveranno a separarsi in un momento molto clou della loro relazione, perché lei aspetta un bambino. E per tutta una serie di ragioni politiche, anche etiche, sociali e emotive, perché no, resteranno separati per un po'. È la storia di un amore, è la storia della forza che si trova quando si ha qualcuno da cui tornare, e lo consiglio davvero tantissimo. Poi loro due sono due boss indiscussi. Guardate che colori meravigliosi, sembra che rendano. Con l'illuminazione coatta che ho fatto, e veramente vale la pena anche solo per i disegni, ma non solo per i disegni, la storia è assolutamente da leggere, molto importante, rimane nel cuore. Quindi, quanti ne abbiamo? Due ne mancano. Dai, che ce la caviamo in tempi tutto sommato abbastanza brevi. Non è te che aspettavo di Fabien Toulmé. Un sacco di francesi, ora che ci faccio caso. Vabbè, è la storia di un papà che tutto si aspettava, tranne che diventare papà, di una bimba con la sindrome di Down. E per fortuna ultimamente si sente più spesso parlare di queste cose rispetto a prima, rispetto anche solo a 10 anni fa, senza andare a chissà quando. E questo è uno dei casi in cui appunto si affronta il tema in una chiave estremamente positiva. Anche se ci si mette magari un po' ad arrivare alla lettura definitivamente positiva, no? Per cui si fa insieme a questi personaggi tutto il percorso e li si accompagna. Allora, la cosa meravigliosa di questo fumetto, graphic novel, come lo vogliamo chiamare, è che ci sono delle sfumature di colore in base alle situazioni. Per cui abbiamo visto giallo, verde, qua c'è rosso, arancio, insomma ce ne sono un po', adesso volevo trovarne un altro. Ma forse sono solo questi qua, no, c'è anche l'azzurro. Ecco, quindi già questa è una trovata secondo me geniale. Dopodiché c'è una sorpresa in fondo, che però non vi svelo, perché è davvero carino arrivarci per conto proprio. E nulla, anche qua molto consigliato, vi faccio vedere questa com'è bella alla fine, con tutti i colori raggruppati insieme. È super consigliato. Arrivando poi ad un altro caso in cui vi consiglio l'autore in generale, ma vi faccio vedere Stella di Mare. Allora, di Stella di Mare dovrei anche avervi già parlato in qualche altra occasione, non una sola. Il fatto è che ho sempre molta difficoltà a riassumere la trama, perché non è una trama così lineare. È un romanzo grafico molto onirico, fatto di sensazioni, di ricordi, di ripensamenti, di rimpianti e di affrontare, fare proprio i conti con i sentimenti, no? Quindi è tutto un po' che aleggia, così non, è poco pratico, è poco pratica la storia, ma è in questo caso veramente molto profonda. Guardate che bella, anche questa in realtà, ambientata in Italia e guardate che roba. Mi piacciono tantissimo queste illustrazioni e tutta la storia è rappresentata con queste nuance di colore che sono le stesse che ci sono qui, no? E non lo so, questo ha dato un valore aggiunto alla lettura, secondo me. Per cui, dunque, riassumendo, vi ho detto, ambientato in Italia, autore italiano, storia che parla principalmente di sentimenti, ci sono due generazioni a confronto, c'è un uomo ormai più che adulto e maturo, anziano che deve fare i conti con il suo passato e un uomo molto più giovane che deve fare i conti probabilmente con il suo presente e con il suo futuro. E quindi c'è anche questa ambivalenza, no? Questo incontro di due generazioni differenti, ognuna con le sue difficoltà e si troveranno comunque entrambe ad affrontarle, no? Insomma, davvero, davvero molto bello, con anche una morale molto bella. Ragazzi,
Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Io vi ringrazio come sempre di essere arrivati fino a qui. Vi chiedo proprio un favore personale, ovvero di farmi sapere se comprerete, acquisterete in queste occasioni o anche più avanti qualcuna di queste storie, perché mi piacerebbe tantissimo sapere poi come le troverete. Quando consiglio le cose, poi la cosa più bella è sentirsi dire: ah, sai, quella volta lì avevi parlato di quella cosa e mi è piaciuta moltissimo, ci tenevo a dirtelo. Ecco, sappiate che questo mi rende proprio piena di gioia. Ho detto la parola cosa, cose, tipo 14 volte in una frase sola. Quindi forse è meglio che io vada a dormire, forse. E ringraziarvi, vi ho ringraziato, vi ringrazio. Vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!